8 serate con 24 spettacoli di musica, danza, teatro, comicità, arti circensi ed artisti di strada hanno animato in pieno agosto il palco di Restate a Napoli, la rassegna promossa dal Comune di Napoli in piazza Plebiscito con la direzione artistica di Lello Arena. È stato fatto apposta per i napoletani che restano a Napoli e per quelli che napoletani vorranno essere in quel periodo e farci l'onore di una visita. C'è una grande kermesse che parte dai giovani, dai nuovi talenti e arriva a quelle che sono oramai le stelle consacrate. Non si paga, è fatta apposta perché la gente possa venire in piazza, prenotare, sedersi e avere il meglio del meglio di quello che in questo momento c'è nello spettacolo, stando tranquilli senza pagare niente. Cresceranno alberi infiniti che tendono al tuo Io sono il presentatore ufficiale, come glielo devo dire? Il presentatore ufficiale, ma sei sicuro? L'hai chiamato tu? Enzina. Ma che Enzina? Ma alla fine con questa storia di Enzina che io vado girando... Ma per favore. Comunque, andiamo avanti. Non c'è nulla di male. Al centro della piazza sono stati collocati 3.000 posti a sedere, con ingresso gratuito a tutti gli spettacoli. Fra i musicisti in programma nella rassegna, le Ebanesis, Yavion Travel, Joe Bastianich, Tony Tammaro, Simona Molinari, Nicola Piovani. Gli spettacoli musicali della rassegna rientrano nell'ambito di Napoli Città della Musica, un progetto dedicato alla creatività musicale partenopea. Come state?